Abbiamo iniziato ieri la grande settimana santa che ci porterà verso il Triduo Pasquale, il momento dell'anno liturgico più importante e anche più significativo per noi cristiani. Abbiamo iniziato, e come sarà tutta questa settimana, con una ritualità ridotta, assistendo ai riti attraverso i nostri video, mettendoci in comunicazione, in comunione di preghiera, soprattutto, ma come del resto deve essere sempre, col nostro cuore, col nostro spirito. E mi piace che continuiamo in questi primi 3 giorni della Settimana Santa questa piccola riflessione di questa Quaresima e di questa Settimana Santa speciale che viviamo nelle nostre case. Non abbiamo sbagliato il luogo dove fare questa riflessione, essendo davanti a quel maggio che porta i primi due, l'oro e l'incenso, e questo che è alle mie spalle, la mirra. Il brano del Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, i primi versetti, che è proposto per questo lunedì santo, subito dopo la risurrezione di Lazzaro, parla di questa cena, di questo stare di Gesù con Marta, Lazzaro e Maria nella casa di Betania. Lazzaro è uno degli invitati e Lazzaro ci ha ricordato 8 giorni fa la bellezza e la potenza della parola di Gesù che sempre ci risveglia, ci chiama fuori dalla nostra morte. Marta serve e Maria prende del profumo preziosissimo e con quel profumo unge i piedi di Gesù. Quel profumo riempie tutta la casa. E Gesù dice di lasciarla fare perché servirà per la sua sepoltura, proprio come la mirra che nella descrizione del Vangelo di Matteo i magi portano come dono a Gesù. Oro, incenso e mirra non sono 3 giocattoli per un bambino, ma sono i segni che ricordano chi è quel bambino che è il Signore crocifisso, morto e risorto. Raccolgo due brevissimi spunti che mi piacerebbe allargassero il nostro cuore in questa nuova giornata. Il primo sta nell'atteggiamento che i due personaggi che Giovanni ci presenta hanno. Maria, da parte sua, dà tutto. Quel profumo costa tanto quanto lo stipendio di un lavoratore medio di un anno. 300 denari costa, cioè lo stipendio è tutto quello che uno ha per vivere in un anno. E allora questo significa che Maria dà tutto. Dall'altra parte c'è Giuda, che viene descritto dall'Evangelista Giovanni non come uno interessato ai poveri, ma uno che gli interessava della cassa. E quindi c'è un Giuda che tiene tutto. Maria dona tutto quello che ha. Marta mette a disposizione la sua casa, Lazzaro ha messo a disposizione la sua vita, sempre per Gesù. Sono 3 fratelli che permettono a Gesù di entrare nella loro vita e di renderla vera, di renderla luminosa. E questo sarà il mistero pasquale. In questa prima giornata la liturgia ci invita a donare tutto, ma per accogliere colui che è il dono più grande del Padre. A questo ci siamo preparati da 40 giorni. E dall'altra parte però sappiamo che nella nostra vita c'è anche un desiderio di tenere tutto, un po' come ha fatto Giuda, che noi non critichiamo, ma però guardiamo come un avvertimento. Anche lui è stato chiamato da Gesù e anche lui è stato invitato a lasciare tutto per seguirlo. Chiuderei con un accenno alla preghiera che guida la liturgia di oggi. La liturgia paradossalmente ci fa pensare alla sfinitezza mortale della nostra umanità, parola che in queste settimane, in questi giorni, per i morti, per i lutti, per i dolori, per le lacrime, per tutta la malattia e tutta la generosità nel curarla che stiamo vivendo, la parola sfinito è una parola che ci appartiene, ma chiediamo a Dio che la nostra umanità riprenda vita per la passione del suo unico figlio. Stiamo facendo da ieri proprio i primi passi,
come un bambino che impara a camminare. Non si è mai esperti del dolore, non si è mai esperti del lutto e delle morti, soprattutto delle persone che ci sono più care e che sono vicino a noi. Il Signore ci prenda per mano come i nostri genitori ci hanno preso per mano e ci hanno insegnato a camminare. Ci tiri su e la nostra sfinitezza possa diventare un inno di ringraziamento al Signore. Fa che riprenda vita per la passione del tuo unico figlio. Ecco che questi giorni che viviamo insieme, pur dentro le nostre case, abbiano già, come il profumo di Maria, un profumo pasquale. Buona settimana santa e buon lunedì.